caro amico, ci soffiamo un vento caldo sulla pianura. Ho creduto fosse un tuo regalo per questo inverno che mi tortura. Come teste incuriosite da una lampadina accesa, tesi dalla vita, viviamo in attesa. Caro amico che porti addosso la cantilena della pianura, spera sempre di non svegliarti. 27 anni da quel volo, il volo di Rita. Ed essere in Viale Amelia, mi confondo sempre, Via d'Amelio, Viale Amelia, c'è un'assonanza sempre abbastanza inquietante. E siamo qui per ricordarla sempre in maniera sobria, senza eccessi. E per cercare di fare un po' memoria attiva di Rita, e Ulisse, Renata, Renato, Ulisse, con compagni di viaggio, abbiamo detto, con persone con le quali abbiamo fatto. Il fatto che purtroppo oggi abbia trovato poco spazio questa giornata, io ritengo sia forse un po' il segno dei tempi. E il fatto che si continui a staccare questa morte dalla strage di Via D'Amelio solamente una settimana fa, ritengo sia anche questo il segno di tempi di una memoria che guarda a quello che avviene senza guardare gli effetti di quello che si è, delle azioni. E senza molta retorica vogliamo portare anche in questa via tutti coloro che muoiono in solitudine, tutti coloro la cui vita viene considerata meno di quella degli altri, tutti coloro a cui viene attribuito semplicemente suicidio, invece c'è molta differenza tra istigazione al suicidio e il suicidio. E quindi non ce ne vogliate se in questa piazza, insieme se in questo spazio, noi abbiamo voluto portare anche le nostre storie, le nostre battaglie, quelle bandiere con le quali noi facciamo antimafia sociale. E vogliamo portarci oggi, perché non vogliamo, scusate, essere indifferenti, tutti coloro che sono sotto il livello del mare, il mare Mediterraneo, e che hanno perso la vita. E io credo che Rita non si offenderà se questo evento lo possiamo anche condividere con chi oggi, con chi ieri, con chi domani perderà la vita nel Mediterraneo. Partiremo con delle parole di Rita. Quest'anno questa scelta di mettere anche qualcosa davanti a quel numero 23, e mettiamo proprio le parole di Rita. E in questo senso ringraziamo Stefania Mulai con Immaginate per seguirci in questa follia. Poi tutto il resto dei ringraziamenti, vedrete, faremo così una carrellata di piccoli pensieri con dei compagni di viaggio. Chi si vorrà unire lo potrà fare tranquillamente. E poi, come al solito, chiudiamo con delle parole di vita e la lasceremo volare, perché è così che abbiamo pensato di farlo. Roma, 1992. Chissà perché l'amore non basta mai, chissà perché il mare a volte è così azzurro, tranquillo, ma altre volte invece fa alzare le sue acque fino a farle gridare e urlare, come un richiamo, come se esprimesse in quel modo tutta la sua ira e il suo dolore. Ma basta solo parlargli dolcemente, e per la prima volta
sarà lui ad ascoltarti, e quando avrà sentito ciò che gli vuoi dire, ti farà curare sulle sue calme onde, ti porterà nei suoi più profondi abissi, ti farà conoscere le sue bellezze più nascoste, fino a quando sarai talmente incantata da quel mondo che sarai proprio tu a chiedergli di poterci abitare. Sono onde di grano, spettinate vinci, bella libera, dove essere gente tra la gente. Terra libera da riempirsi le mani e respirare. Caro amico, oggi soffiava un vento caldo sulla pianura. Ho creduto fosse un tuo regalo per questo inverno che mi tortura. Come bestie incuriosite da una lampadina accesa, tesi dalla vita, viviamo in attesa. Caro amico che parte addosso la cantilena della pianura, spera sempre di non svegliarti nel fango sterile della paura. Qui si va contro la vita con la forza di chi ha sete, ed è giusto che abbia l'acqua tutta l'alba che chiede per fare germogliare una terra libera dalle mani sporche, sangue innocente. Terra libera sulle onde di grano, spettinate immense. Terra libera dove essere gente tra la gente, per libera da riempirsi le mani e respirare. Caro amico, io con la notte ho un rapporto particolare. Lei dispute in faccia i miei fantasmi, io le nego il mio dormire. E se chiudo gli occhi penso alla speranza che porti in nome alla nebbia, dal mattino riesco a dare un colore. Caro amico delle tue nebbie, non avrai mai quei colori che si addormentano nei miei occhi e mi invitano a ricominciare. La speranza è una carezza, un gabbiano pronto per volare. La volontà è normale, è radice di sole, per fare germogliare una terra libera dalle mani.
sangue innocente della libe, sono onde di grano spettinate immense della libe, dove essere gente tra la gente, per libe da riempirsi le mani e respirare. Qui cantiamo resistenza con un'opulenza piena, buona fede, cizzoli e sospiri. Ma se succedesse un giorno mai di farla per davvero, ne vedo pochi buoni sul sentiero. Per una terra libera dalle mani sporche di sangue innocente, terra libera sono onde di grano spettinate immense, terra libera dove essere gente tra la gente, terra libera da riempirsi le mani e respirare. Terra libera dalle mani sporche di sangue innocente, terra libera sulle onde di grano spettinate immense, terra libera dove essere gente tra la gente, terra libera da riempirsi le mani e respirare. Perita, terra libera. Grazie. Valentina, Simona, Renata Pudolo. Ormai 25 anni fa fondavamo questa associazione, non avevamo, ci avevamo dato in media un anno, poi ci saremmo stancate, siamo ancora qua. E questo sì, lo possiamo dire ai ragazzi, alle nuove generazioni, vi diranno sempre che vi stancherete, perché in fondo è quello che vogliono, farvi stancare, fare in modo che praticamente vi stanchiamo, perché è un paese dove gli entusiasmi bisogna solamente deciderli sul nascere. E quindi, prima di passare la parola a dei testimoni, veramente, nel senso che le persone che abbiamo chiesto di dire poche parole hanno un vissuto anche, che hanno fatto la storia di questo paese. E quindi, Santina, tocca a te. Vabbè, come ogni anno ci troviamo qui perché è un appuntamento immancabile per noi. Noi abbiamo fondato questa associazione, abbiamo scelto questo nome perché all'epoca eravamo delle ragazze un po' più grandi di vita, ma ci è sembrato bello e giusto portarla con noi in tutto questo viaggio. Non ci abbiamo creduto sin dall'inizio, nonostante le grandi difficoltà, e oggi, anche se siamo pochi, però in gran parte vedo intorno a me tanti amici, perché l'opportunità che mi ha dato questa associazione è proprio quella di conoscere tanta gente in gamba e che ha sempre creduto, nonostante tutto, nonostante le grandi ripercussioni che ha avuto per questo qua, che non bisogna mai calare la testa ai compromessi, all'illegalità, e cercare sempre di lottare per quello che si crede giusto. Ora
mi presenti tu. È la storia di 25 anni, lei fa salute per sbogna perché non fa mai, ma è Maria. Partiamo subito con tre testimonianze. Abbiamo lasciato fuori, questa è l'associazione che per prima ha presentato un dossier sui testimoni di giustizia in Italia. E se ci sono due leggi sui testimoni di giustizia, penso che abbiamo anche qualche merito. E in questo percorso abbiamo incontrato diversi testimoni, però con qualcuno siamo rimasti molto, molto legati, perché si andava oltre la richiesta di bisogno e quindi si vedevano le associazioni solamente come strumento per raggiungere a volte degli obiettivi e poi si scaricano, mentre persone che hanno creduto che poi quel gesto, quella mano potesse essere un segno anche di amicizia e per camminare insieme. Per cui Renata, Ulisse, nome in codice chiaramente Ulisse, e poi chiamerò Mario, quindi non c'è un testimone particolare. Renata ti presento. Buonasera a tutti, mi chiamo Renata e sono un testimone di giustizia, o meglio, ho vissuto nel programma di testimone di giustizia in quanto mio ex marito testimoniò un episodio si verificò a Foggia. Là è iniziato il mio calvario. Faccio parte anche del Presidio di Roma, grazie a Maria e grazie all'associazione. E il calvario non è stato semplice in tutti questi anni, però non ci abbassiamo, non abbassiamo mai la testa, andiamo avanti comunque. Le difficoltà non sono semplici, sono veramente tanti, compreso la diffidenza, la paura, il timore. E perché no, anche gli screzi che alle volte si verificano perché le persone non comprendono, e quando non comprendono quella è la risposta che ti danno, perché è l'effetto delle proprie paure. Ma noi ne avevamo ancora di più di paura, perché stare all'interno del programma di protezione con la paura che qualcuno ti possa trovare, con la paura che non ti senti abbastanza tutelato, quella la nostra paura maggiore. Però l'abbiamo superata, e l'abbiamo superata con l'aiuto delle persone giuste, Nadia e l'associazione che naturalmente fa tantissimo per i testimoni di giustizia. Non voglio togliere tanto spazio ora, magari intervengo dopo, lascerei più spazio a Ulisse in questo momento. Sono Ulisse, testimone di giustizia. Volevo fare puntualizzare una cosa. Ci sono alcune decine di testimoni di giustizia e spesso si tratta di persone che hanno subito il pizzo, lo hanno pagato perché avevano paura, alle volte si è costretti a farlo, e poi si sono ribellati. Sono ribellati, questa cosa hanno chiesto la tutela della magistratura, delle forze dell'ordine, e spesso sono dovuti andare via dai posti di residenza, quindi ci sono persone, imprenditori che hanno dovuto cessare la loro attività, e gente che si è resa molto utile, indubbiamente, sono dei testimoni. Però poi c'è anche l'altro testimone, quello che passa per strada e vede qualcosa di illegale e non chiude gli occhi. Non chiude gli occhi, comattola, parla, non gli hanno ucciso il fratello, non ha visto il padre, casa sua. Ha assistito a eventi drammatici e compiuti da persone che non conosceva, a danno di persone che non conosceva. Il primo, quello storico, quello che tutti dovremmo incontrare, era un signore che vide assistente all'omicidio del giudice Civatino, il giudice ragazzino. Questo signore era un viaggiatore di commercio, era dell'Italia settentrionale, viaggiava in Sicilia per lavoro,
ebbe la sventura, l'avventura di assistere a questa cosa, l'omicidio di un ragazzino, e non stette zitto. La sua vita ne è risultata stravolta, ha perso tutto, lavoro, famiglia. L'imprenditore che ha subito un danno riesce anche ad avere dei grossi aiuti. Il testimone di cose che non lo riguardano, ma che lo riguardano da cittadino, perde tutto, costretto spesso a lasciare quasi sempre, a lasciare il suo luogo di residenza, deve perdere il lavoro, cambiare il lavoro se è sfortunato, e per giunta deriva gestito dal Servizio Centrale di Protezione quando non esisteva una legislazione ad hoc per i testimoni. Quindi era un po' equiparato ai pentiti. Pensate quanto era brutto, quando io andavo al Servizio Centrale di Protezione per qualsiasi motivo, qualcuno mi maltrattava o tentava di maltrattarmi, io mi incazzavo come una bestia, perché dico, ma per chi mi ha preso? Capitavano ste cose, e peggio che qualcuno, io dico qualcuno imboscato, ti diceva, ma chi te l'ha fatto fare? Pensate, tutori dell'ordine che ti dicono queste cose, fortunatamente sono poche, la gran parte di loro sono persone per bene, gente che rischia la vita. Stanotte qualcuno l'ha persa la vita. Ora, insieme a quelli che perdono la vita, insieme ai testimoni, purtroppo ci sono quelli che non la rischiano la vita, ci sono quelli che non testimoniano. Sapete quando succede un omicidio di mafia in una piazza affollata di pomeriggio di domenica, tutti mangiano il gelato in Sicilia, in Calabria, si fa un'ammazzatina e nessuno ha visto niente. Noi ci arrabbiamo perché persone per bene, diciamo, ma tu guarda un po', questi stanno zitti, bisogna collaborare, bisogna testimoniare. Poi ti capita e per un attimo ti metti a pensare, che diavolo devo fare? Perché vivi in questo mondo, sai che corri dei rischi se parli, se non ti fai i fatti tuoi, così pensa la gente. Se ti fai i fatti tuoi, stai zitto, pensi alla tua famiglia, al tuo lavoro, alla tua casetta, al tuo mondo, ai fatti tuoi. Però questa è l'Italia di quelli che hanno deciso di farsi i fatti loro. Questo schifo dipende proprio dal fatto che la gente non partecipa, non collabora, non è pronta a fare quello che è giusto. Abbiamo passato anni brutti con un Servizio Centrale di Protezione neonato e non allestito per i testimoni. Poi dopo, fortunatamente, abbiamo dato anche noi una collaborazione, è stata fatta una legge, poi modificata, poi riveduta e corretta, per i testimoni, che finalmente hanno un riconoscimento, esistono, non sono pentiti. Però, quando si è costretti a lasciare la propria casa, la propria città, andare in un altro posto, quando i magistrati del tuo luogo di residenza lo scrivono, lo dichiarano, puoi andare dove vuoi, non corri particolari rischi, basta che non vai dove sei nato, dove vivevi. Questa è una sconfitta. Però diciamo pure la verità, non siamo attrezzati per fare in modo che il testimone possa restare a casa sua. Per l'imprenditore si è fatto qualche sforzo, qualche imprenditore è rimasto a casa sua, qualche imprenditore più coraggioso, dalla cui vita però dipendeva la vita pure dei propri dipendenti. E allora forse qualche sforzo anche lo Stato, anche i tutori dell'ordine l'hanno fatto. Ma quando il singolo cittadino, dal quale non dipende nessuno, se non la sua famiglia, voglio dire, il singolo cittadino come lo tuteli 24 ore su 24? Se noi fossimo tutti testimoni, se la gente non chiudesse gli occhi, ognuno resterebbe a casa sua e tante cose non succederebbero. È per questo che noi, quando possiamo, quando ci invitano, giriamo per l'Italia
e testimoniamo la nostra esperienza, sperando di suscitare la voglia di reagire in chi magari a queste cose non ci ha mai pensato. Però è solo questo che possiamo fare. Non siamo moltissimi, siamo pochi ma ben affratellati. Possiamo non vederci per mesi, però ci vogliamo bene. E cerchiamo di sostenerci l'un l'altro. Sì, certo, qualcuno si è appoggiato alla nostra associazione per disperazione, per cercare di ottenere qualche risultato, perché vedete, molta gente è stata abbandonata a se stessa negli anni. Oggi forse non succede più, però le difficoltà ci sono e noi siamo sempre a fianco di chi vive queste difficoltà. Annoveriamo fra i nostri sostenitori perfino dei magistrati, voglio dire, secondo me lungimiranti, molto attenti alle cose che veramente succedono. Purtroppo ogni giorno sentiamo dalle cronache cose molto brutte. Non c'è un pezzo della nostra società che non abbia le sue mille marce. Ma noi che possiamo fare? Possiamo solo testimoniare, cercare di allargare questa nostra famiglia e cercare di suscitare un po' di voglia di reagire nella gente. È quello che facciamo e lo faremo tutti gli anni, qui e dovunque vogliono sentirci. Grazie. Mi aggiungo a Ulisse, e è vero tutto ciò che ha raccontato Ulisse, però è altrettanto vero che ogni volta ci incontriamo siamo orgogliosi di quello che siamo. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, della scelta che abbiamo fatto, e continuare a camminare a testa alta, perché continueremo a non voltarci dall'altra parte, che è la cosa più importante ed è la cosa più essenziale di tutti, perché fino a che ognuno di noi continuerà a girarsi dall'altra parte, siamo complici di quel reato, e io continuerò a non girarmi dall'altra parte. Grazie. Mario, ho incontrato quello che per me, non dico padre, mio fratello, maggiore, ma mio fratello. Ero studentessa, ero a Pisa, ero lui e Sandro Marcucci. Sandro Marcucci viene ucciso il 2 febbraio del 1992. Abbiamo un caso riaperto in quel di Massa dal 2012, non sappiamo che fine abbia fatto, non ha... con risumazione dei corpi, eccetera. Quest'uomo ha avuto fatto un errore, ha pensato che dovesse dare conto alla Costituzione italiana e non ai generali. Quest'uomo riceve la telefonata di Mario Alberto Dettori, uno dei radaristi di Poggio Ballone, esattamente qualche giorno dopo la strage di Ustica, dove gli affidano dei pensieri, dei segreti. Quest'uomo viene radiato con la firma falsa del Presidente della Repubblica, dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e del Ministro Spadolini. E c'è il decreto di radiazione per forza doveva essere firmato da un Presidente della Repubblica. Il Tribunale di Firenze accerta che quella firma è un falso. E quindi ci aspettiamo che venga reintegrato, ma no, tutti quanti nella precedente legislatura gridano allo scandalo, fanno interrogazioni parlamentari, vengono alle conferenze stampa, dicono: ma quando saremo noi al governo, Ciancarella, ci penseremo noi, tu sarai reintegrato perché la tua storia grida vendetta. Gli hanno messo contro l'avvocatura dello Stato. Ha detto quasi tutto Nadia. Io mi voglio riallacciare a quanto ha detto Ulisse. Io sono il terzo livello dei testimoni di giustizia, e cioè sono di quei testimoni all'interno e su fatti criminosi avvenuti all'interno dell'istituzione.
Il problema è questo: ognuno di noi ha un pezzo, io ne sono convinto. Allora c'è un'unica possibilità per sfuggire alla mafia del ricatto, è quello di alzare costantemente il nostro prezzo per renderlo sempre meno pagabile da parte dei tuoi avversari. E io ho alzato enormemente il prezzo, perché insieme all'associazione abbiamo fatto riaprire sia la vicenda mortifera di Sandro Marcucci, sia la vicenda mortifera di Mario Dettori. Se mi avessero reintegrato, avrebbero dovuto immediatamente riaccreditare tutte le cose che avevo detto su Ustica, non solo su Ustica, ma anche prima, sulle varie vicende criminose consumate all'interno delle forze armate. È questo che non ha reso possibile il mio reintegro, con una formula molto particolare: sono stato tardivo e quindi non era il caso di entrare nel merito della correttezza del provvedimento in base al quale sono stato radiato. Adesso io mi sto ponendo il problema del patto mafia-Stato, quello che è stato accertato, almeno in primo grado, essere un fenomeno avvenuto, conclamato e quindi condannato dai nostri magistrati. Io che cosa ho fatto? Ho visto dei reati, ho inseguito la verità su Ustica e l'ho offerta a un magistrato, a Priore. Priore mi ha qualificato fra gli inconsapevoli apportatori di elementi inquinanti. Questo gli ha permesso, in quanto inconsapevole, di non condurmi a giudizio per diffamazione, ma in questa maniera sottraendosi anche all'obbligo di confrontarsi in udienza con le prospettive che io gli avevo sottoposto. E questo Priore lo ha ricevuto per iscritto dopo avermi qualificato come tale. Allora, molte volte mi chiedo come dare ai giovani, come dare alla gente la voglia, il coraggio e la determinazione per guardare, per non girarsi dall'altra parte. E ritorno quindi al discorso del prezzo. Certo, c'è da mettere in ballo dei prezzi altissimi, la famiglia, la serenità familiare, addirittura la propria vita. Però è una scommessa vincente, è una scommessa vincente perché lo Stato, questo Stato, nasconde anche delle grandi persone, le persone che non hanno avuto ritegno a condannare coloro che hanno fatto patti con la mafia, coloro che sono morti per evitare che la mafia avesse il sopravvento in questo paese. E il legame con l'associazione, fin dal primo momento della sua nascita, ha un aspetto particolare, perché Rita era una testimone che si era affidata a un magistrato e che non ha retto all'omicidio del magistrato. Però anche lei ci ha lasciato questo messaggio di essere disponibile
a pagare un prezzo che lo Stato non avrebbe potuto pagare. Il terzo livello dei testimoni di giustizia si è quasi smarrito, nel senso che non ci sono più uomini nelle forze armate capaci e disponibili a testimoniare quanto avvenga nelle forze armate. Ed è un esempio la vicenda di Scheri, il paracadutista ucciso nel 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, di cui solo ora è stata riaperta l'indagine giudiziaria, dopo 20 anni, scoprendo lesioni sul corpo che 20 anni fa non erano state individuate e così via dicendo. Però questi magistrati, che pure hanno dimostrato coraggio nel riaprire le indagini, si stanno fermando tutti sulla soglia dell'indicibile. Ecco, noi dobbiamo avere la determinazione e il coraggio per chiedere allo Stato che lui e tutti i suoi funzionari siano i primi ad appoggiare i testimoni di giustizia all'interno dello Stato. Grazie. Stefania, quando veniamo in questa via lo veniamo, facciamo sempre molto in punta di piedi, ci accorgiamo però che è quasi come si volesse rimuovere quello che è successo 27 anni fa, quasi fosse un episodio. E così 2 giorni fa a Palermo ho chiuso dicendo di poter guardare negli occhi Rita solo esclusivamente se si riesce a guardare le tante Rita Atria che ci sono oggi vive in Italia, perché questo accade in questo paese. Siamo pronti a ricordare, a fare memoria, a fare cortei, a sbandierare, a commuoverci, dopo giriamo l'angolo e non ci accorgiamo che quella persona che ci sta accanto ha lo stesso sguardo smarrito, che ha bisogno di una mano, che ha bisogno di un qualcosa. E quindi quelle parole di Rita che adesso Stefania ci dirà sono talmente vere, talmente dure, che dovrebbero far ragionare tutti quanti su quanto noi siamo pronti a dire sempre delle belle cose, ma poi in fondo a lasciare da sole le persone che ci stanno accanto. La domenica che Rita morì, fu la stessa in cui morì Borsellino. Lei aveva capito. E fu quel maledetto 19 luglio 1992. Rita quel giorno si rifiutò di guardare la televisione. Era come stradonata, andava ripetendo: ora non c'è più nessuno che ci protegge. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire il vuoto che ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e tutti quei poveri scemi che combattono con 3 mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza. E poi, dopo aver sconfitto la mafia che c'è dentro di te, combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, noi! È il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, tu sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te
sono morta. Amore, amore, get it home like a heart cast in the sea. Amore, get it home like a rock cast in the sea. Graziella Proto, io l'ho conosciuta perché un giorno decise di intervistarmi e si arrabbiò perché io praticamente parlavo sempre degli altri e non parlavo di me, ma anche lei fa la stessa cosa, quindi non... Graziella Proto era in quella redazione di cui spesso si parla esclusivamente al maschile, che era la redazione dei siciliani di Pippo Fava. Fa giornalismo d'inchiesta, lo fa ancora oggi con le siciliane e come associazione poi chiederemo supporto di tutti, siccome è una giornalista senza tesserino, riteniamo che il suo, per scelta, ma riteniamo che il suo curriculum meriti quantomeno che l'ordine dei giornalisti, oltre che sbracciarsi solamente per dare tesserini ai maschi, si sforzi anche per dare riconoscimenti alle donne che fanno del giornalismo antimafia serio, determinato e senza guardare in faccia nessuno. E quindi l'impegno che prendiamo sotto la finestra del Civico 23, è esattamente questo, quello di chiedere che venga riconosciuta ufficialmente giornalista, non che ne abbia bisogno, ne senta bisogno, ma ci sono delle cose sulle quali noi sorvoliamo spesso, ma visto che è un paese dove elargisce targhe, meriti, eccetera, bene, proviamo un pochettino a dare un riconoscimento ufficiale ad una donna che ha fatto la storia del giornalismo antimafia in questo paese. Buonasera a tutti. Non sono una vittima, non sono un testimone, perdonatemi, sono un'intrusa semplicemente. Io racconto le storie che sono state accennate qua, le racconto semplicemente. Sono freelance pure io, da tanto tempo, per scelta, perché dopo 35 anni avrei avuto tutto il tempo per poter fare il mio percorso, non mi ha mai interessato questa cosa. Dicevo, io racconto le storie che sono state accennate e tante volte ho raccontato anche la storia di Ritatia, sulla quale mi sembra opportuno, per chi non lo sapesse, dire alcune cose. Il volo che ha fatto, l'ha fatto da qua, dal numero 23, da un piano altissimo, per sua scelta, per sua disperazione, perché accompagnata, perché istigata, non lo sapremo mai visto che lei non c'è, però il volo c'è stato. Il volo c'è stato ed è stato successivo all'omicidio, alla strage di via Benelli, quindi alla strage del giudice Borsellino e della sua scorta. Dicevo avantieri a Palermo, è giunto il momento che ci battiamo non solo per ricordarla, perché come associazione lo facciamo già da 25 anni per ricordare questa ragazza, è giunto il momento di battersi affinché venga riconosciuta come la settima vittima della strage di Via Domenico, perché c'è la strage di Via Domenico e le vittime di Via Domenico, e questo qui è un caso isolato, non è così, e fa parte, vero, nessuno ce la riporterà in vita, è ovvio questo, però mi sembra opportuno che dal punto di vista storico occupi il posto che merita. Chi era Rita Borsellino? Rita era una ragazzina di 17 anni che nel 91, a novembre del 91, decise di collaborare con la giustizia. Perché? Lei proviene da una famiglia mafiosa, il padre è un piccolo boss, faceva il pecoraio, da noi per intenderci, però in quel di Partanna, questo piccolo paese siciliano, faceva il pasciere, ti rubano il gregge, io mi metto nel mezzo, ti faccio recuperare il gregge, cose di questo genere, cose di 27 anni fa, di 30 anni fa, di 40 anni fa, visto che lo faceva per me. E viene
viene eliminato nel momento in cui a Partanna, i giovani non lo sanno, quelli della mia età lo sanno benissimo, c'era stato il terremoto del 12, Partanna era stata distrutta. In questo paese arriva un fiume di denaro che dovrebbe essere utilizzato per la ricostruzione. Però siccome a governare il paese, cioè i padroni di quel paese, non la pensano nello stesso modo di quelli che avevano mandato i denari prendono altre strade. Perché era stato deciso che questo paese agricolo, fatto proprio da quattro pecorai, diventasse un centro per il commercio della droga. Perché si era capito che la droga faceva grossi affari e quindi era giusto che cambiasse fisionomia. Il padre di Rita, pur essendo un piccolo mafioso, non era di questo avviso, per cui nel giro di poco tempo fu eliminato. La ragazzina aveva circa 12 anni, 11-12 anni e vedendo a terra il corpo del padre, che lei adorava, perché il padre la coccolava, perché era la gioia di papà, perché con la mamma non aveva nessun tipo di rapporto. La mamma doveva solo trasmettere alcuni codici, che io definisco mafiosi, e basta. Per cui con questa ragazzina era molto fredda. E allora l'amore di papà per questa ragazzina era non solo affetto, ma era anche un mitizzare il padre. Mio papà è uno che mette la pace, no? Quindi quando vede il padre morto, anche se bambina, giurò a se stessa che l'avrebbe vendicato. Il posto del padre, sto sintetizzando molto ovviamente perché non mi sembra il luogo per approfondire, il luogo del padre fu preso dal fratello, che essendo anche un giovane spigliato, moderno, quindi giubbotto di pelle, grosse mode, eccetera, eccetera, per la ragazzina era non un modello, ma un punto di riferimento eccezionale. Solo che c'era un fatto, che il fratello, essendo inserito nella criminalità organizzata e quindi facendo determinati affari, coscientemente, inconscientemente, non lo so, le confidava tutto. Confidava quali erano gli interessi del paese, chi veniva alle fila, chi era quello, chi aveva ammazzato l'altro, insomma, trasformò questa ragazzina in una specie di bomba, perché la ragazzina apprendeva cose che alla sua età non dovrebbe nemmeno apprendere, non dovrebbe nemmeno sapere. Ammazzano pure il fratello e allora a questo punto la ragazzina decide di collaborare. E la sua fortuna qual è? La sua fortuna è che incontra Paolo Borsellino, che la tratta come una figlia, a Piccirillo, questa Piccirillo che sapeva di tutto e di più. E che piano piano, partendo dal presupposto che dimenticare il padre e il fratello, invece cominciò a dire alla procura di Marsala tutto, come posso dire, tutta la malavita che c'era a Partanna e nel Belice, nella valle del Belice, facendo nomi e cognomi, dicendo questo era venuto a casa mia, oppure io e mio papà eravamo andati a casa sua a dire quella volta mio papà alla signora portò una minaccia di morte. Perché la bambina ascoltava ed era diventata una specie di spugna. Vero che qualcuno di ingolente ha detto, ma chi poteva fare, anche qualcuno accusato, perché lo manevole Policchio della Democrazia Cristiana, accusato da Ritalia, disse, ma come ti poteva sapere tutte queste cose, che era una vicina di 10 anni, di 9 anni e così via. La bambina era una spugna, non aveva dimenticato niente, fece fare decine e decine di arresti, buttò a terra la malavita di quella zona. Il risultato qual è? Che deve stare sotto protezione. La madre la maledisse, perché come vi dicevo prima era di cultura estremamente mafiosa. Io non voglio nemmeno dire se è mafiosa o mafiosa. Per me, questa è la mia opinione, era una donna mafiosa che trasmetteva codici mafiosi. E fu allontanata dalla madre, no, cioè la madre l'allontanò, anzi fece una denuncia perché le era stata sottratta una ragazzina minore, perché l'avevano messo sotto protezione e quindi con la mamma si vedeva poco. E fu trasferita qui a Roma sotto protezione, in località anonima, con un altro nome e cognome. Aveva iniziato nel novembre del 91, ma nel luglio del 92
il giudice Borsellino, di cui tutti sappiamo, fu ucciso. Le parole che recitava Stefania poco fa, cioè io che sono figlia di un pensiamo, cioè le ha anche scritte alcune cose, no? Io che sono figlia e sorella di un mafioso, che ero rispettata negli ultimi tempi solo perché c'era il giudice che mi proteggeva, adesso che questo giudice non c'è più, che cosa posso fare, che cosa mi spetterà, che cosa mi faranno? Io penso a una dose di disperazione infinita, una giovane che non sa cosa fare, cosa dire, e per cui è facile poi prendere delle decisioni. E la decisione fu quella che, come recitavano prima le parole, tu non ci sei più, tu giudice non ci sei più a proteggermi, io cosa posso fare? Ed ecco questo magnifico volo dal sesto piano fino a giù. Ecco perché dico, ci batteremo affinché venga riconosciuto come settima vittima, perché non è un caso isolato. Faceva parte di quel contesto per il quale il giudice all'ultimo momento è stato ucciso anche per altri motivi, cioè soprattutto per altri motivi, però in quel momento faceva parte di un gruppo di persone che stavano costruendo assieme delle cose, e quindi sarà nel nostro compito di associazione batterci per questa cosa. Grazie infinite. Stefania, abbiamo, prima di affidare Frankenberg alla chiusura almeno e poi alle parole di Rita, c'è un ospite a sorpresa, ma che ha fatto la storia di questo paese, però è giusto che la presenti tu perché hai fatto con lei tante cose e tante denunce anche nel mondo artistico. E sapete la cosa bella di questo gruppo? È di un gruppo che si collega e non ha problemi a presentare altre persone o non ha problemi a sentire le onde, a sentire che l'ombra possa fare ombra. Si collegano, stanno insieme. Esattamente due giorni fa a Palermo è successo questo, gente che non si conosceva ci si collega, porta le persone nel mondo dell'arte, e noi nell'altro settore, poi passano delle persone, hanno voglia di sapere e si uniscono. Ecco cos'è Re, che cos'è la voglia di stare insieme, perché poi in fondo insieme ci anche, nel senso che noi siamo venuti poi, siamo partiti ieri mattina da Palermo in macchina per venire qua con una plurinfartuata e con tutti dicevano ma non partire, sei pazza, stai partendo, ma non, con la macchina ci siamo anche divertiti. Vuoi finire con questa cosa? Quindi presenta tu. Grazie, e mi fa non piacere di più. La mia è l'Associazione Culturale Immaginarte, è da anni che, 5 anni sono, che collaboro con questo bel gruppo di folli, tra pazzi ci si intende del resto, dell'Associazione Antimafia Italia. E prima di incontrare loro nel mio percorso ho incontrato delle persone speciali, altre persone speciali. E abbiamo fatto altre battaglie assieme. Io le faccio con l'arma dell'arte, e ci provo almeno, e cerco di rimanere libera il più possibile da qualsiasi forma strumentale dell'arte. E allora, proprio per il nome di questa libertà, un giorno la mia strada si incrocerà con quella di Mina Welby, che è qui oggi, e quindi le chiedo di venire qua, di farmi questo dono, fare a me e a tutti quanti questo dono grande. È dal 2009 circa che con lei l'Associazione Luca Coscioli, Beppino Inglaro e l'Associazione Periluana, con un mio spettacolo Sospesi tra Terra e Cielo, abbiamo portato avanti con me, e ovviamente era solo, diciamo, una costola. Loro fanno queste battaglie da ben prima, chiaramente. Io mi sono onorata, ho avuto l'onore di unirmi a queste battaglie, e con questo spettacolo, parlando proprio di Piero Welby, della sua armonica, del suo amore per la vita, delle sue battaglie, di Eluana Englaro, insomma abbiamo fatto un cammino dal 2009 che facciamo questo percorso,
E allora adesso, no, una cosa ve la devo dire, questa donna, uno dei più grandi regali che ha fatto è una volta, più di una volta, di portare in questo mio spettacolo l'armonica di Piero Guelpi, ma non solo che l'ha portata e basta. Io le ho chiesto, senti Mina, ho visto che Piero Guelpi amava Knocking on Heaven's Door, e visto che ti piace anche a te, e visto che tu con lui hai pure dovuto dipingere per mantenere viva, no, anche la sua battaglia in questo senso, ma vieni scene la suoniamo assieme. Questa donna ha suonato l'armonica di Piero Guelpi, armonica che lei ha regalato tra l'altro a suo marito, ed è stato un momento dire meraviglioso e poco, a parte di grande intensità. E io passo il microfono alla grande Mina, a questa grande combattente. Grazie Stefania, grazie, che sono qui, veramente molto contenta, e mi sento piccola piccola di fronte ai grandi testimoni per la legalità, fatti i pizzini della legalità, fatti i pizzini, è una parola che io ho imparato a Palermo da un ragazzo che mi ha regalato un pacchetto di pizzini, pizzini così, pizzini della legalità, ce l'ho ancora a casa, e tutti ben conservati, e sono meravigliosi, e qualche volta la mattina me ne prendo uno, e quello è poi la mia direttiva per quella giornata. Io sono qui come presidente dell'associazione Luca Coscioni e come presidente di Alm Calabria, abolire la miseria in Calabria. Anche lì i nostri compagni radicali lottano contro l'illegalità, e ci sono anche persone lì che lottano per far crescere la Calabria, perché la Calabria è ricca di umanità, la Sicilia è ricca di umanità. Vi dovete liberare, liberatevi e vi mettete autonomi, per esempio la frutta, per quale motivo dobbiamo venderla, svenderla fuori, e poi tanta buona frutta viene messa per terra e ci si passa sopra e diventa concime. Questo non credo che sia giusto. In Calabria ci sono dei contadini che si sono messi insieme in cooperative, così come si fa su nel mio Alto Adige, io sono Alta Tesina, quindi abbiate coraggio, però devono essere veramente gruppi forti, consapevoli, e lavorare veramente, e io sono sicura che il Sud si riprende per se stesso, veramente con se stesso, con la propria forza. Io credo, sono proprio sicura. Io lavoro contro ogni discriminazione, per la libertà della scienza e la ricerca, la libertà di ricerca, anche come ricercare, ognuno di noi, come venire fuori dalle mafie, perché le mafie sono dappertutto, non sono solo in Sicilia, non sono solo in Calabria, non sono solo in Puglia, sono su, a Milano, nelle varie regioni. Quindi è così, è vero, è così. Quindi dobbiamo veramente cercare di essere autonomi, liberi, senza paura. Io lavoro in modo particolare per le libertà di scelta del fine vita, con i nostri avvocati, con i nostri medici, e voglio che le leggi vengano applicate. Quindi studiatevi anche la legge 219, questo ve lo voglio dire, dove si parla del consenso informato. Non è una legge per il fine vita, è una legge per vivere bene la salute, dove i medici devono informare il paziente veramente in modo che il paziente capisca, e dove poi il paziente
possa chiedere o dire questo non lo voglio fare, questo non lo voglio fare, però il medico non lo può abbandonare. Ci sono le cure palliative quando sono gravissime malattie e so, perché sono stata diverse volte in Sicilia, dove si formano delle reti di cure palliative e quindi lì tante volte funziona ancora meglio che al nord, dove ci sono tanti hospice, perché è la casa l'hospice, le persone stanno vicino alle persone. Io credo che il sud ha ancora molta forza dentro di sé con l'affetto familiare, almeno quello che io vedo. Al nord siamo più, è diventato tutto più meccanico, più industriale, chiamiamolo così. Non lo so, io questa sensazione ho avuto quando andavo nei vari posti. Io vi ringrazio e forza, dai, ce la facciamo. Rita, grazie. Sono velocissimamente, ma l'aneddoto del calendario con Rita? Sì. Qualche anno fa, mi sembra che fosse sul 2008-2009, non mi ricordo precisamente l'anno, la CGL ha fatto un bellissimo calendario delle donne, eroine, a cominciare proprio dal classico. E tra loro c'era Rita e a fianco io, dopo il suo mese, c'ero io, l'unica vivente, ma non mi sento un'eroina, assolutamente no. Grazie mille, ma grazie di tutto. Compito Simona, poco fa ti ho chiamato, Valentina, ti nascondi dietro presidio di Roma, un attimo, due parole prima di affidare. Tanto quella sta ferma lì, quindi potete venire. Valentina! Raccogliendo quello che già è stato detto dai testimoni, che è stato detto da Graziella, che ci ha raccontato la storia di Rita e anche delle parole che ha detto Stefania di Rita, mi riallaccio alla paura che aveva Rita stessa, cioè che lo stato mafioso potesse vincere. E noi sappiamo appunto che all'interno delle istituzioni c'è stato chi ha trattato e soprattutto chi quindi ha tradito, e Rita sostanzialmente aveva capito probabilmente quello, che lo Stato aveva tradito. Nel momento in cui è morto Borsellino, lei si è sentita persa, non solo e non tanto perché non aveva più nessuno che l'avrebbe protetta, ma perché ha visto che proprio il paese non era più protetto da chi onestamente lottava. E quindi Borsellino aveva detto che la lotta alla mafia non doveva essere una mera repressione, ovvero i magistrati arrivano dopo, quando i delitti sono commessi, quando la mafia già si è infiltrata. Roma è una città completamente infiltrata dalle mafie tradizionali, quindi mafia siciliana, 'Ndrangheta, anche questo territorio sappiamo bene che è infiltrato da vari clan autoctoni e non. E questa pervasività probabilmente non era così tanti anni fa, quando Rita perse la vita. E probabilmente anche noi abbiamo fatto poco, nonostante tutte le lotte. Poco nel senso che non siamo riusciti a contrastare in modo adeguato. Forse, come dicevano anche i testimoni, dobbiamo diffondere più il fatto di avere gli occhi aperti, di vedere se sul territorio tutti i cittadini contrastano qualsiasi illegalità, qualsiasi forma
anche se è difficile, perché ovviamente un cittadino è inerme, non ha gli strumenti per proteggersi, ma proprio le associazioni, quindi l'essere insieme, il muoversi collettivamente può produrre una coscienza. Come associazione anche qui a Roma ci muoviamo per parlare anche ai ragazzi, ai giovani, come disserita. Noi dobbiamo andare tra i giovani e spiegare che oltre la mafia c'è un mondo fatto di cose belle, dove conti per ciò che sei e non perché sei figlio di qualcuno o perché hai soldi o sei importante, ma perché sei una persona, perché sei una persona onesta. E noi siamo andati da ragazzi e siamo rimasti stupiti di come siamo andati con Renata in una scuola proprio di Cinecittà, di questo quartiere. E dico che è stato difficile, nel senso che Rita si porta un'eredità grande, quindi non volevamo spaventare i ragazzi con questa storia che può sembrare, che porta ovviamente al suicidio di Rita, quindi invece volevamo far capire come Rita ha fatto un percorso e che ciascuno di noi deve fare un percorso di consapevolezza. Lei diceva dobbiamo capire la mafia che c'è dentro di noi e quindi superarla, contrastare tutte quelle illegalità che ci sono e che a volte anche noi, magari i compromessi che non dobbiamo accettare. E quindi abbiamo spronato i ragazzi a raccontarci episodi in cui magari avevano visto delle legalità, delle prepotenze, che cosa avevano fatto, come si erano sentiti, spiegargli che la paura è normale, ma che non bisogna rimanere indifferenti, come diceva anche Nadia all'inizio, l'indifferenza nei confronti magari di chi solo è vicino, magari ha delle difficoltà, quindi avvicinare i ragazzi anche ai piccoli gesti. Io, nonostante l'altezza in mezzo a tutta questa gente, in mezzo a tutte queste storie, mi sento un po' una nana, per cui vi racconto una fiaba africana, breve, però credo sia significativa. Durante l'incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggivano, un colibrì volava in senso contrario, con una goccia d'acqua nel becco. «Cosa credi di fare?» gli chiese il leone. «Vado a spegnere l'incendio», rispose il piccolo volatile. «Con una goccia d'acqua?» disse il leone con un sogghigno di irrisione. Il colibrì, proseguendo il volo, disse: «Io faccio la mia parte, ognuno di noi può fare qualcosa». E penso che alla fine l'unica, la più grande testimonianza e lezione che ci dà Rita, che ogni 26 luglio noi siamo qui a ricordare, è proprio questa: ognuno fa la sua parte, ognuno porta la sua piccola goccia d'acqua e spegne insieme l'incendio. Adesso siamo nella parte conclusiva, abbiamo lasciato allora dottoressa Frankenberg, prego, DNA, magistrato del DNA, e ha detto stop, no, lo devo dire, se Peppino è impastato oggi ha una giustizia, perché lo deve a Frankenberg. E questo, e a tutti coloro che hanno lottato, ma lei come magistrato ha poi fatto sorridere, felice anche dal punto di vista giudiziario. Ve lo dico questo perché le donne non possiamo sempre metterci un piano, cioè nel senso che e oggi fa parte anche del pool sulla verità, sul depistaggio della strage, delle strage di Vermiglio. Quindi diciamo che per noi una compagna di viaggio, perché eravamo piccole tutte e due quando ci siamo conosciute, ed è bello perché, vedete, è vero, qualcuno ha detto siamo pochi, io non lo so, io sono un'informatica, quindi con i numeri ho abbastanza dimestichezza, io non so cosa significa essere pochi. E non so cosa significa fare le iniziative, perché uno deve immaginare quanti numeri porta dentro.
ma non ha importanza, le iniziative si fanno perché sono giuste, perché è giusto farle delle cose, come era giusto fare essere qui il 26, ma il 26 per noi è un giorno di bilancio, poi Rita ce la portiamo dietro sulle altre cose il resto degli altri giorni. E per cui io ringrazio Franca in Bergamo, che sai per cosa, Franca, per essere rimasta sempre Franca in Bergamo. Bene, grazie, buonasera a tutti, sarò brevissima, trarre le conclusioni è veramente difficile e contrariamente a quelle che sono le mie tendenze naturali, a un pessimismo che è indotto dal lavoro che faccio, ai tempi difficili che stiamo vivendo come magistratura, come società, come Stato italiano, io questa sera voglio essere ottimista, perché mi sono sentita parte di un popolo che sta resistendo, e lo dico senza retorica, quella che voi avete rappresentato qui con le parole testimoni, con l'associazione, con la testimonianza delle ragazze, bellissima la favola del colibrì, del presidio romano dell'associazione Ripatria, racconta di una resistenza. E allora la resistenza si fa nonostante le avversità, nonostante le difficoltà, nonostante i periodi bui. Mina Welby, d'altra parte, che cos'è se non uno splendido esemplare, lei e la sua associazione, di una resistenza vera. Io credo che questo paese sia un paese ricco di potenzialità, e se ancora ci troviamo ogni 26 luglio qui e ci troviamo in altre occasioni a ricordare quello che è successo, noi non lo facciamo, spero, soltanto per ricordare o per rimpiangere qualcosa, lo facciamo per trarre alimento per quello che può essere il futuro. E io penso che la magistratura debba ringraziarvi, che come magistrato della Procura Nazionale dell'Antimafia, diciamo in maniera più banale, non posso che ringraziare queste testimonianze, intanto perché da queste traiamo in qualche misura la possibilità, la forza, quando dovesse venire a mancare, per andare ancora avanti. Non c'è nulla di scontato in quello che stiamo facendo, però non siamo all'anno zero, sono trascorsi molti anni, le associazioni antimafia sono tante, alcune sono più vitali, altre lo sono meno, e in una città come Roma è difficile catalizzare l'attenzione delle persone, però comunque si fa. Io penso che noi siamo però anche un seme di resistenza della costituzionale, e mi piace ricordarlo qui, perché Rita Asia è morta per lottare contro la criminalità organizzata, contro la mafia. Rita è morta perché la nostra Costituzione avesse un senso, perché la nostra Costituzione, che chiede che vengano abolite tutte le mafie, tutte le forme di sopruso e di prevaricazione. Noi abbiamo la possibilità di continuare questa battaglia in tempi difficili, difficilissimi, e mi è piaciuto molto l'accenno che ha fatto Rita Nadia, ai diritti di chi cerca una nuova vita, di chi cerca una nuova possibilità di vita, più invece muore nel nostro Mediterraneo. Noi possiamo trasformare tutto questo in capacità di essere sempre più civili, nonostante tutto. Quindi il mio ringraziamento. Grazie Franca. Siamo al momento che torniamo a salutare Rita, e lo facciamo con due momenti. Con le parole sempre di Rita, e vi spiego perché c'era l'Ave Maria di Schubert poco fa in sottofondo, perché Rita, quando ha iniziato a testimoniare, ha capito che lei non, senza Borsellino, comunque lei era la figlia del mafioso, l'avrebbero trovata e l'avrebbero uccisa. Quindi ha fatto il suo testamento ancora, ha scritto come voleva essere vestita, eccetera. Allora ha scritto: dovrà essere un funerale con molti fiori, ma non voglio fiori di colore bianco, qualcuno forse l'ha dimenticato. La bara sarà nera o bianca, e sopra la bara dovrà essere posta solo una rosa. Ecco perché troverete molti simboli delle rose rosse. I miei vestiti dovranno essere neri, preferibilmente giacche e pantaloni con un papillon nero. I miei capelli dovranno essere sciolti. Quando porteranno la mia bara, in chiesa l'organo dovrà suonare l'Ave Maria di Schubert. Queste sono le mie volontà, e spero con tutto il cuore che siano esaudite. Sono sicura che non avrò una lunga vita.
sia se sarò uccisa dalle persone che accuserò durante il processo, che non ha promessa del destino. È una lunga sera. Nel cielo ci sono milioni di stelle, una più affascinante dell'altra. E in ognuna c'è un piccolo segreto. Ognuna ha un lungo viaggio da compiere. E una di esse, la più piccola, la più lucente, la più lontana, sta compiendo per me il più lento e il più lungo dei viaggi, per arrivare in un posto chiamato infinito. Ma proprio lì sono i miei due grandi amori. Proprio lì, nell'infinito, un giorno potrò riabbracciare le mie stelle. Quelle stelle che avranno il potere di illuminare l'immensità del cielo. E che nessuno potrà più scrivere. Ma di più. Il suo unico testamento è una scritta su quella parete a caratteri cubitali con la matita. Su quel muro si legge: ti amo, non abbandonarmi. Il mio cuore senza di te non vive. Se sono ancora qui, scusa se ti faccio male, se me ne vado via così. Prendo i sogni, le speranze, le illusioni e tutto quel che sa di me. E mi riprendo questo cuore, tutte le versioni, e ricomincio a vivere. Così, a braccio aperte tra le nuvole, come così, in aria persa senza limiti, come nell'anima di queste notti tenere. Sono così, perché è così che devo vivere. Sono nel cuore di chi ha voglia di sbagliare. Sono nel sole perché ho voglia di bruciare. Thank you.
adesso no, ti prego non parlare. Fammi cadere questo blu. Non ho bisogno di certe sfere, di sognare un po' di più. All'improvviso il vento smuove nuove sensazioni e non so più distinguere l'improvviso. Non resisto più alle tentazioni e ricomincio a vivere, a vivere. Così, a braccia aperte tra le nuvole, volo così, e l'aria aperta senza limiti, volo più in alto, mi respiro l'impossibile, volo plammando, e così mi sento vivere. Volo tra questi scogli superando il mare, volo nel sole perché ho voglia di bruciare, volo così. La mano, signora, parlo con lei, con le sue amiche, perché hanno tenuto la mano fino alla fine. A Rita, grazie, grazie, a nome di tutti noi, grazie. Ora qui si va contro la vita, con la forza di chi ha sete ed è giusto che abbia l'acqua, tutta l'acqua che chiede.